amici, ma perché sono così elegante questa sera? Perché sono a testaccio e sto per presentare la serata di Les Artistes. Grandissima serata, modelle, belle donne, cantanti, tante cose ancora. Vieni, seguimi, perché ci ha chiamato il grande Michele Piacentini. Ha chiamato lo psicopatico, perciò venite, andiamo. Psicopatico, posso? Grazie, grazie. Michele! 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 Avete visto Michele? Non vi sento! E allora, amici, con chi siamo? Con il Deus Ex Machina di tutto questo, con il re dell'Les Artistes, Michele Piacentini. Allora, Michele, una serata eccezionale, tante cose, ma soprattutto tanta bellezza. Intanto, chi sono queste quattro ragazze dietro a noi? Allora, queste quattro ragazze sono quelle selezionate, quelle che hanno ricevuto come premio appunto la partecipazione al calendario Les Artistes, secondo calendario in 20 anni di storia, quindi lavoreranno quest'anno per farsi vedere l'anno prossimo, cioè da settembre, in tutte le edicole d'Italia. E loro sono 4 delle 13 del calendario, che hanno ovviamente dei visi espressivi oltre che essere di bellezza unica, insomma, questo sì, insomma. Ma Les Artistes e tante altre cose, perché io che conosco Michele da oltre 20 anni e che seguo Les Artistes da 19, dal momento della sua nascita, vi posso dire che Les Artistes è tante, tante, tante cose. Quali altre cose ci sono? Sì, sicuramente in questi 19 anni abbiamo ampliato in vari settori, cinema, televisione, ospitate di artisti in giro, con addirittura organizzazione, ufficio stampa, perché abbiamo fatto anche per diversi anni ufficio stampa per ambasciate, nonché la moda, perché Les Artistes ha avuto il vantaggio di portare in esclusiva le fibre filippine, che sono importanti nel mondo, in Italia e nel resto d'Europa. Fibre filippine perché lavorate a mano e sfilate fibra per fibra dalle foglie di palma, di banana, di ananas. Uscirà a ottobre in Rai una fiction di padre in figlia dove Les Artistes ha dato il suo contributo, così come Les Artistes ha dato il contributo a Ciao Darwin, il programma più visto in assoluto in Italia, ma soprattutto l'anno prossimo, non riveliamo ancora il titolo, un'importante produzione cinematografica Francia, Belgio, America, Italia, e incrociamo le dita, pare che abbia un'altissima probabilità, oltre l'80%, di andare a Cannes nel 2017. Quindi 2017 per Les Artistes è bello impegnativo, quindi anche se quest'anno abbiamo fatto una cosa contenuta, però perché volevamo presentare, insomma, una serie di eventi. Poi tanti allora, me li sono dimenticati, io chiedo scusa perché so perché che ci sei tu, so che lo psicopatico vi seguirà sempre, sempre, sempre. Allora andiamo a ascoltare i tantissimi invitati a questa mega galattica festa dell'Les Artistes. Andiamo giù, 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 quattro zampe, donne per voi, cattolini. Giù, Fantastic Man, only speak English and the psychopathic speak English very well. How are you, how are you? Fine, fine. Oh, allora, the first question. What is your name? I'm Romy Sandoval. I'm Roderick Bancott. Your dresses are beautiful, wonderful dresses. And your dresses is in all the world. Yeah, yeah. Oh, and you are very friend, the best friend of Les Artistes.
We are always supporting the letter. The important contact with the fibre. Yeah. Fibre Filipino. Oh, okay. And you say goodbye all the friend of Psicopatico. I am the Psicopatico. Hello. Thank you very much. The Bancroft Collection, the best of the world. Amici, che serata questa sera! Ma qui c'è tantissima gente! Guarda chi ho incontrato! Vieni! Ah, scusate! Sono qui tra un vecchio amico e una bellissima cantante! Eccola qui, è Ilaria Di Nino! Allora, Ilaria, con chi stai stasera qui? Sono col mio produttore Tony al Parlamento. Tony, il grande Tony, l'ho beccato. Dove c'è una bella ragazza, dove c'è una grande artista, c'è Tony al Parlamento. Ilaria Di Nino è una ragazza della tua scuderia. Sì, è una mia cantante e ti dirò, dovunque la porto mi fa sempre bella figura. E allora, se volete cantanti come Ilaria Di Nino, se volete delle bellezze, dovete rivolgervi a Tony al Parlamento, il più grande talent scout di bravura e di bellezza. Mi raccomando, parola dello Psicopatico, salutate lo Psicopatico. Ciao a tutti. Ciao da Ilaria Di Nino. Amici, dove sono? Venite, vi porto all'interno del camerino, qua, scusi. Vieni. Guardate chi c'è, amici, ci sono le nostre bellissime modelle. Allora, intanto cerchiamo di conoscere i loro nomi. Come ti chiami? Noemi. Adriana. Diana. Elisa, so che voi avete sfilato in tantissime parti. In quali grandi città del mondo avete sfilato? New York. Roma. Dubai. Roma. Bellissimo, hanno sfilato in tutto il mondo. Sono belle, sono alte. Adesso gli faccio l'ultima domanda. Senti, ma non è che mi daresti pure il tuo numero di telefono? Assolutamente no. Non me lo vogliono dare, Vince. Non me lo vogliono dare. Tu me lo dai? Io ho il numero di telefono. Disgraziato! Ti conosco, tu sei una delle vincitrici del calendario Les Artistes 2017, vero? Sì. Oh, e come ti chiami? Jasmine Franzon. Jasmine, allora, ma come si fa a vincere una pagina del calendario Les Artistes? Tu come hai fatto? Beh, un po' di fortuna, la bellezza gioca un po' alla sua parte e poi così va. Allora, bellezza e fortuna. Io, che so brutto e so sfortunato, ma sono anche psicopatico, voglio un saluto da te a tutti gli amici dello Psicopatico. Un saluto a tutti. Grande! Nessun dormo! Ma perché? Perché sono accanto a due grandi artiste della musica lirica e non solo! Sto con un soprano e un mezzo soprano! Cominciamo a conoscerle! Com'è il tuo nome? Marcella Quintili. Marcella, raccontaci qualcosa di te! Beh, la mia voce è molto blues, mi attengo molto alla voce americana nera. Ah, cosa hai fatto ultimamente? Cosa hai fatto? Beh, ho cantato con Antonella nei suoi concerti. Oh, bellissimo, quindi fai parte anche tu della scuderia delle Artistes. Anche quest'altra ragazza, dal nome lungo e bellissimo, fa parte della scuderia del mitico Michele Piacentini. Come ti chiami? Sì, buonasera a tutti, io sono Antonella La Terra Inghilterra. E sono un mezzo soprano, beh, una voce assolutamente lirica che fino a là qualche giorno fa ha fatto soltanto opera. Da qualche tempo è nata l'idea e l'interesse di fare un progetto particolare, beh, che del tutto nuovo non è, visto i precedenti, ma è un connubio tra la lirica e la musica pop, magari con qualche arrangiamento un po' jazz.
Mamma mia, ci ha detto tutto! E anche tu fai parte! È un progetto da seguire assolutamente, che è la firma di Les Artistes. Alla firma di Les Artistes, di questo losco individuo, di Michele Piacentini. Allora venite qui e insieme salutate il los psicopatico. Pronte? 1, 2, 3. Nessun dorma! Vincenzo, mi sa che ho bevuto tanto. Mi siedo un attimo. Ah, ci sono tante belle ragazze questa sera. Vincenzo, mi sa che stasera rimorchia pure lo psicopatico. Ehi, ciao bellezza. Che ne dici di venire a casa con me stasera? Ecco chi guarda, ci aspettano 4 figli. Vince, ma questa è mia moglie!